sono diventato autore di libri per caso. Disobbediente è il mio primo libro ed è autobiografico. Racconta una vicenda di cui sono stato protagonista alcuni anni fa, tra il 2015 e il 2016. All'epoca lavoravo in una grande azienda di Milano, FNM, Ferrovie Nord Milano, e scoprì che il presidente rubava quindi soldi pubblici, l'azienda è pubblica, è controllata dalla Regione Lombardia. Ho fatto quello che ciascuno dovrebbe fare. L'ho segnalato prima all'interno, e poi quando ho capito che all'interno non c'era la volontà di portare allo scoperto le ruberie del presidente, allora l'ho fatto d'iniziativa e sono stato i carabinieri. Ho fatto un esposto firmandolo con nome e cognome. È partita un'inchiesta della Procura della Repubblica di Milano che ha portato appunto il presidente a processo per questo scandalo di spese pazze. Praticamente il presidente usava le risorse aziendali per pagarsi vizi, stravizi, ma e anche ogni altro genere, alimentare, oppure viaggi, le vacanze dei figli, il poker online, addirittura la visione di film pornografici, o insomma, di tutto di più, medicinali, fiori, tutto. E addirittura aveva assegnato una delle macchine aziendali a uno dei suoi figli, con tanto di tessera via carta e carta carburante. Quindi potevano fare rifornimento al distributore, addebitando tutto a Ferrovie Nord. Poi, visto che la macchina era di Ferrovie Nord, questo figlio se ne fregava di autovelox, di area C a Milano, di divieti di sosta. Tanto le multe arrivano a Ferrovie Nord e le pagavamo noi. E quindi, per dare giusto un metro, una misura, in 4 anni le contravvenzioni del codice della strada, diciamo, beccate dal figlio del presidente con l'auto aziendale e pagate da Ferrovie Nord, superano i 181.000 euro. Ecco, complessivamente la somma che il presidente ha sottratto alle casse di Ferrovie Nord è di circa 500.000 euro in 4 anni. Ecco, quindi io ho denunciato, è partita questa inchiesta, maggio 2015 la notizia è finita su tutti i giornali, il presidente è stato costretto a dimettersi e io dopo diciamo, un primo momento di successo in cui tanti colleghi mi hanno espresso solidarietà, vicinanza, sostegno, c'è stato poi un voltafaccia un po' generale da parte insomma, della maggioranza no, dei colleghi. E io sono stato isolato, trasferito un nuovo incarico e poi ho perso il lavoro. Sono arrivato a un accordo stragiudiziale, in uscita ho lasciato il mio lavoro e per più di un anno sono rimasto disoccupato. Un editore mi ha proposto di scrivere questo libro, di raccontare la mia storia in un libro che, ecco, l'idea era di creare un instant book, cioè un libro legato a un fatto di cronaca, no? Legato anche a una battaglia di civiltà che si voleva combattere. Quella per l'approvazione della prima legge italiana a tutela dei whistleblower, cioè whistleblower in termine inglese che significa soffiatore nel fischietto, e sono quei lavoratori che sul luogo di lavoro si accorgono che qualcosa non va, che il collega ruba, il capo ruba, che l'azienda inquina, che ci sono degli illeciti. E invece di voltare lo sguardo all'altra parte, denuncia. Questi sono i whistleblower. Quindi all'epoca c'era una legge che attendeva da tanti anni di essere approvata. Ma era ferma, ma non interessava. E quindi il mio primo libro, Il disobbediente, nella prima versione, aveva lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica per poi a sua volta spingere il legislatore ad approvare la legge. E questa cosa è riuscita. Questo libro, quindi, io mi aspettavo che sarebbe durato pochi mesi, giusto il tempo di fare una battaglia. In realtà, a distanza di anni, continua ad essere stampato. Settimana scorsa l'ennesima ristampa. Esiste in più versioni. Esiste la versione per ragazzi, edita da Di Agostini, il titolo è hashtag disobbediente. C'è questa versione nuova pubblicata da BUR, Biblioteca Universale Rizzoli, ripubblicata lo scorso anno. E
diciamo, questo libro mi ha portato in tante scuole, incontro migliaia di ragazzi, anche qui a Mortara, a Vigevano, ho incontrato delle scuole. Ed è, diciamo, la storia che mi ha cambiato la vita, perché io prima lavoravo in azienda e poi ho dovuto reinventarmi. E questa storia mi ha permesso, questo libro, di diventare oggi quello che sono. Oggi scrivo libri per ragazzi, ne ho pubblicati molti altri dopo di questo. Se qualcuno legge la mia biografia, la prima cosa che pensa è: questo qua non aveva le idee chiare, questo qua, ma cioè, ma dove sta andando, cosa sta facendo? Perché in effetti nella mia vita ho fatto diverse esperienze di lavoro, ma non solo di lavoro. Sono stato ufficiale dei carabinieri, sono entrato all'Accademia Militare di Modena, ero ufficiale di carriera, oggi sarei colonnello dell'arma. I miei compagni di corso sono colonnelli. E ho lasciato quella carriera. Sono stato per 4 anni con i gesuiti, ho pensato di fare il missionario, ho lasciato. Sono entrato in azienda, è successo quel che è successo. Ho denunciato il presidente, ho perso il lavoro. Mi sono reinventato più volte. Riconosco di essere un'anima inquieta, di essere un cercatore. Mi sono reso conto fin da giovanissimo che io ho una sola vita da vivere, una sola, e non voglio sprecarla. E per essere felice io ho bisogno di senso. Cioè, non mi basta una carriera, non mi basta una posizione sociale, non mi bastano i soldi, non mi basta lo stipendio o il lavoro a tempo indeterminato. Io ho bisogno di fare qualcosa che mi dà gusto, che mi dà gioia, che mi permette di alzarmi la mattina felice di fare quello che devo fare, felice di incontrare chi devo incontrare. Ecco, ed è per questo che ho cambiato. Non sempre si trova subito ciò che cerchiamo. Tante volte noi cerchiamo qualcosa ma non sappiamo esattamente cosa. Sentiamo che comunque dobbiamo cercare. Perché quella ricerca forse è anche il senso, no? Anche della nostra vita, no? E quindi c'è una frase molto bella di uno scrittore francese che dice, Julien Green: finché si è inquieti si può stare tranquilli, siamo vivi. Cioè, non ci siamo ancora accontentati, no? Di sopravvivere, quello è il problema. Tante volte ci sono persone che si accontentano di una sicura vita infelice piuttosto di rischiare, di cercare se stessi, ma mettendo, no, in pericolo tutte le sicurezze, tutte, no? Una vita bella ordinata, no? Con le garanzie al posto giusto. E quindi io mi ritrovo molto in questo, perché mi sento un'anima inquieta, un'anima, no, di... ed è questo che penso mi ha spinto a fare quello che ho fatto. Anche uno dice, ah, Ferrovie Nord, tu hai denunciato, ma hai pensato alle conseguenze che avresti perso il lavoro? Ma sì, ma io sono abitué del perdere il lavoro, cioè mi sono licenziato, ho lasciato l'arma ai carabinieri, ho lasciato Gesù, cioè nel senso... Non è quello che mi spaventa. C'è un aspetto, giusto per dare un consiglio a chi sta cercando se stesso e la propria felicità, di non aver paura del fallimento. Perché il fallimento ci frega, ma ci frega perché? Ma non perché c'è il fallimento, ma perché per paura del fallimento non facciamo più niente. Congeliamo la vita, la rendiamo, non so, creiamo, la imbalsamiamo, ci blocchiamo, ci congeliamo. Ecco, non dobbiamo avere paura di sbagliare, non abbiamo paura di cadere, di fallire. Il fallimento è anzi una grande occasione, è una grande palestra di vita, è una grande scuola, perché ci permette di capire, di conoscere le risorse che abbiamo fino in fondo, di conoscere anche quegli angolini rimasti nascosti di noi stessi. E è solamente nel fallimento che forse conosci veramente te stesso. Io nella vita ho sempre temuto non gli errori, anche lì. Gli errori spesso sono davvero di aiuto per noi, se impariamo la lezione dell'errore. Ciò che ho sempre temuto è il rimpianto. Ah, non ho fatto questo, avrei potuto, sentivo il desiderio di, ma non l'ho fatto perché avevo paura di sbagliare, avevo paura che quella non fosse la mia strada. Ho capito, ma perché non l'hai provato? Ah, perché poi gli altri mi giudicano, poi gli altri ridono alle mie spalle perché io poi non sono riuscito a concretizzare quella. Ma qual è il problema? Ecco, io questa cosa non l'ho mai sentita e quindi non mi vergogno di dire che per trovare la mia strada ho dovuto cercare molto. E ancora oggi mi sento, no? Alla ricerca.
Italia c'è un problema, abbiamo più di qualche problema, cioè la corruzione che c'è nel nostro paese c'è anche perché ci sono tanti indifferenti che vedono e non fanno, vedono e non denunciano, c'è paura sì, ma anche tanto opportunismo, c'è chi anche se ne approfitta di una certa situazione. E poi c'è soprattutto questa mentalità sbagliata che è tutta italiana, cioè la parola omertà esiste soltanto nella nostra lingua, non c'è, non puoi tradurla in francese, in tedesco, in spagnolo, in cinese, in swahili, in islandese, non c'è, è italiana omertà. Ma noi siamo quelli di chi fa la spia non è figlio di Maria, noi siamo quelli di infame, talpa, gola profonda, cioè chi denuncia viene subito additato come una brutta persona, come persona da isolare, da evitare, ma come vai, vai con quello lì che ha denunciato, che se l'hai cantata? Quindi c'è un problema culturale ed è per questo che io penso che lavorare con i libri sia forse il modo giusto per provare a cambiare, rompere quella mentalità sbagliata. Ecco, denunciare non significa essere infami, non significa tradire, tradisce chi fa il male, tradisce chi ruba a tutti. Tradisce chi commette reati o che abusa di altri. Chi denuncia tutto ciò semplicemente sta difendendo il bene comune, altro sconosciuto nel nostro paese. Difende la giustizia. Ma fa il bene, paradossalmente, anche di coloro che fanno il male, perché li ferma, li mette di fronte e li aiuta a prendere coscienza di ciò che stanno facendo, si spera. Magari non la prendano, sta coscienza. Però intanto magari l'hanno presa quelli che stanno attorno, quelli che permettevano alle persone che sbagliavano di fare quello che facevano, no? Quindi io penso che non si debba aver paura di fare la scelta giusta, anche a costo di subire intollerabili conseguenze. L'ex presidente della mia azienda è stato condannato in via definitiva a 2 anni di carcere, ha restituito il mal tolto. È stato condannato anche a risarcire il danno d'immagine che ha causato l'azienda, quindi nel senso, ha pagato, ma non è tanto questo, a volte mi domandano, ah, ma per te ha pagato il giusto, ha pagato troppo poco, doveva pagare di più, ma non è questo il problema. Se anche tutta la mia vicenda, se anche il processo fosse finito in niente, sarebbe comunque valsa la pena di comportarsi, di agire in quel modo, per me, perché quella era la scelta giusta, non è che tutti prendi una decisione e questa decisione ha un valore a seconda di come va a finire la storia. No. Quindi io sono... tornassi indietro, rifarei tutto quello che ho fatto. Ma senza alcun dubbio. Non ho mai dubitato della bontà di quella scelta, nemmeno quando mi sono trovato per più di un anno disoccupato a casa. In cui ho sentito anche tutta la fatica, la solitudine, l'abbandono, il non senso di quello che stava succedendo. Mentre io non trovo lavoro, una delle persone che io avevo segnalato, una delle persone che, insomma, è finita anche sotto inchiesta, è stato condannato anche a pagare delle multe salatissime dalla corte, dalla Consob e così via. Beh, questa persona continuava ad accumulare altri incarichi. E io mi domandavo, ma in che paese vivo? Nel paese di sottosopra? Però anche in quel momento lì io non ho mai dubitato di ciò che ho fatto. Tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto. Ne valsa non la pena, ne valsa la gioia. C'è una poesia molto bella di Pessoa, Mare Portoghese. Ne valsa la pena? Tutto vale la pena se l'animo non è piccino. Chi vuole andare oltre il bocador deve andare oltre il dolore. Dio diede al mare il pericolo e l'abisso, ma è su di esso che si specchiò il cielo. Trovo che siano diversi straordinari e io mi ci riconosco. Quindi tu non hai provato nessun tipo di risentimento?
O almeno, se l'hai provato, come hai fatto a gestirlo? No, io non ho provato risentimento, rancore. Io poi ho forse questo è un aspetto caratteriale che insomma, per il quale non ho alcun merito. Sono così. Io non provo rancore. Cioè, io trovassi il presidente oggi, non avrei problema a prendermi un caffè con lui a parlare. Cioè, a me queste persone, più che rabbia, fanno pena. Perché sono persone che forse non hanno capito il senso della vita. Non hanno capito che tutta la loro intelligenza, se la impiegassero, se l'avessero impiegata per fare il bene, forse avrebbero avuto una vita più felice. E poi c'era quell'altro aspetto che mi avevi chiesto prima che abbiamo saltato. Quando ho deciso di denunciare, non ho avuto alcuna esitazione. Non ho avuto dubbi, tentennamenti, ripensamenti o che ne so. Non è stata una decisione ponderata. Di questo non ne vado fiero. Cioè nel senso che non ne ho merito. Ecco, perché io di carattere sono impulsivo. Quindi è come se no, dal medico uno prova i riflessi, prova col martelletto, tac, e tu scatti con la gamba, ma non è che non ho merito, semplicemente sono impulsivo. Quindi di fronte a quello che ho scoperto, io ho denunciato, nel senso che era tale l'indignazione che ho provato quando ho scoperto le spese paste del presidente che non ho davvero esitato un minuto, non ci ho pensato due volte. Io ho deciso, bene, se loro non vogliono farlo, lo faccio io. Anche se non è compito mio, ma questa frase non è compito mio, è una frase che io odio terribilmente, quindi è compito mio se chi dovrebbe agire non agisce, quindi è compito mio. E quindi sono andato in carabinieri e ho denunciato, ma firmando con nome e cognome, quindi assumendomi fino in fondo le conseguenze negative che sicuramente di lì a poco sarebbero arrivate e che sono arrivate. Oggi vivo di scrittura, scrivo libri per ragazzi soprattutto, anzi quasi essenzialmente. Mi chiedono anche, ho anche qualche proposta per lavorare diciamo, su libri per adulti, anche se queste fasce di età per me non hanno alcun senso. I libri per ragazzi li leggono anche gli adulti, cioè i miei libri sono 9,99, sono per tutti. E mi piace incontrare i giovani, anche lì trovo senso. Per me andare in una scuola, incontrare i ragazzi, significa seminare ghiande, visto che il mio modello, ecco, un libro che suggerirei a tutti, se qualcuno non l'ha fatto, suggerirei di leggere subito, è un racconto breve, bellissimo, intenso, di Jean Genet, l'uomo che piantava gli alberi, straordinario. Su YouTube c'è anche un video, un film d'animazione bellissimo, vedetelo, cercatelo. Ecco, io vorrei essere Edgar Buffier, io vorrei essere l'uomo che piantava gli alberi. Sia perché mi piace piantare gli alberi, ma si può far crescere una foresta anche nel cuore dei ragazzi, si possono piantare ghiande nelle aule scolastiche. Quindi mi piace incontrare i ragazzi a scuola, riflettere con loro, dialogare, perché è lì che si costruisce il futuro. Lo diceva anche lo scrittore, no, Gesualdo Bufalino, parlando di mafia, contrasto alla mafia, ecco, più che di esercito, polizia, carabinieri, tribunali, abbiamo bisogno di maestri, abbiamo bisogno di un esercito di maestri, di scuola, di educazione, di cultura, di educatori. E quindi questo lo sento come mio lavoro, ho tanti progetti per il futuro, tante idee anche di libri, vediamo, poi può capitare, cioè il matto cambia un'altra volta lavoro, però per ora sono contento di quello che faccio, e così. Il mio ultimo libro, l'ultimo libro che ho pubblicato è Ero un bullo, la storia vera di Daniel Zaccaro, che è pubblicato da De Agostini. Anche qui, storia vera. Tutti i personaggi, il protagonista, i personaggi del mio libro esistono realmente, i fatti sono avvenuti proprio così. Daniel cresce a Quarto Giaro, periferia nord-ovest di Milano, un quartiere difficile, un quartiere che negli anni insomma ha anche accumulato tanti nomi poco piacevoli, il Bronx di Milano per esempio, considerata una zona dove non è bello vivere, anche se poi ripeto, negli ultimi anni un po' le cose sono cambiate, un po' migliorate. E, ecco, i suoi genitori erano immigrati dal sud in cerca di fortuna a Milano, fortuna che non hanno trovato. E,
Entrambi hanno svolto lavori saltuari, precari, la madre ha lavorato, stirava, andava in qualche famiglia a stirare, ha fatto l'operaia in una cooperativa che distribuisce pasti nelle mense aziendali, cioè un'azienda di catering. Il padre faceva lo sfascio carrozze, poi perso il lavoro. In casa pochi soldi, quindi. Pochi soldi e tanti litigi. La famiglia di Daniel viveva in una casa popolare, un bilocale, quindi una sola stanza da letto, un bagno, soggiorno, cucina, basta. Cioè Daniel e sua sorella non hanno nemmeno una stanza tutta per loro. La loro stanza è il soggiorno, dove c'è un divano letto che tirano giù la sera e dormono lì. Papà spesso alza le mani contro la mamma, picchia, offende, e spesso alza le mani anche sulla figlia. Spesso Daniel subisce tutta una serie di svalutazioni anche da parte del padre. Tu non vali niente, parole che fanno più male delle botte. Daniel cresce nei cortili di case popolari, gioca a calcio, in campo è il più forte. Tanto è vero che su di lui mettono gli occhi anche gli scout dell'Inter e lo prendono a giocare fra i pulcini dell'Inter. Apriti cielo, il padre che non sa come sbarcare il lunario, vede questo figlio che ha la divisa dell'Inter e si fa i film. Si immagina che di lì a qualche anno sto figlio avrebbe risolto tutti i problemi della famiglia, che si sarebbero trovati magari pieni di soldi, milionari, con un'altra casa, con magari la piscina. Ecco, possiamo ben immaginarci. E quindi questo padre carica il figlio di aspettative esagerate, enormi, e quindi lo porta agli allenamenti, lo segue agli allenamenti, lo segue alle partite, diventa assillante. E poi vuole sempre dire la sua. Dopo l'allenamento fa i commenti, parla col figlio, è sbagliato qua, è sbagliato là, devi far così, devi far qua. Cioè, e Daniel quando va a giocare e suo padre è presente non gioca bene. Durante una partita di calcio si trova davanti alla porta sguarnita, il portiere l'ha superato, lui si trova così col pallone davanti al piede, tira, silenzio nello stadio e il pallone lo butta fuori. No! Si sente un boato nello stadio. E Daniel si copre il volto con la maglietta, ma soprattutto pensa al padre, che di lì a poco gli avrebbe detto qualcosa. E infatti, uscito, mentre lo riaccompagnava a casa, gli ha detto di ogni. Non vale niente, sei un fallito, non combinerai niente nella vita. Tutte parole che in qualche modo entrano, vengono assorbite da Daniel e lo rendono incerto. Lo rendono insicuro su se stesso, che gli fanno pensare che non vale niente. E tra l'altro Daniel viene pure scartato, lasciato a casa, insomma, dall'Inter, e a scuola è un bullo temuto da tutti, quindi prende in giro i compagni più deboli, soprattutto incomincia a rubare, fruga negli zainetti, ruba quel che trova, fa anche delle piccole rapine, piccole, si fa per dire, piccole, sono rapine, i cosiddetti scavalli, cioè rapina i coetanei, porta via cellulari, portafogli, ruba gli scooter, ruba biciclette, rivende. Poi un giorno dice, posso andare avanti con gli scooter, con le biciclette. Faccio un colpo grosso. Col suo migliore amico, Marina alla scuola e va a fare una rapina in banca. Col taglierino. Esce con 10.000 euro in tasca. La prima cosa che fa, se ne va al centro commerciale e si compra abiti firmati, il giubbotto che gli piace tanto, le Nike Silver e altri tappi d'abbigliamento per sé e anche per la fidanzata, così tutto firmato. Qui c'è un altro capitolo bello grosso, perché molto spesso questi ragazzi di periferia che hanno dentro di sé una grande insicurezza, una grande sofferenza e che credono di non valere nulla perché quello hanno sentito, quello è stato detto loro, spesso cercano valore indossando come un costume degli abiti firmati. Tant'è vero che a Milano si nota subito, cioè chi abita sotto la Madunina in pieno centro non ha bisogno di ostentare, magari gli abiti ce li ha lo stesso firmati, ma non c'è quell'ostentazione, mentre tu vai in certe periferie a volte vedi Gucci, Emporio Armani, maglie, cioè tutto grande, far vedere, cioè farsi riconoscere, cioè io non valgo niente, ma addosso ho questo costume che ha un valore, perché gli altri riconoscono, allora valgo. E quindi Daniel fa la rapina per comprare le cose firmate.
Poi i soldi facili finiscono subito. Infatti, dopo, di lì a poco, due settimane dopo, fa un'altra rapina. Viene poi scoperto, viene arrestato, finisce in carcere, al minorile, al Beccaria di Milano. È un ragazzo considerato perduto, irrecuperabile. Ma proprio quando tutto sembrava finito, ecco che qualcosa in Daniel fa click. Qualcosa cambia. Quando è avvenuto questo cambiamento? Che cos'è che ha scatenato questo cambiamento in Daniel? Degli incontri. Daniel mi ha detto la prima volta che l'ho incontrato, io sono cambiato dopo che ho incontrato degli adulti credibili. Ha usato questo aggettivo, credibile, degli adulti credibili. E quando ho detto, ma adulti credibili chi sono? Beh, degli adulti che hanno meritato il mio rispetto. Dico, che senso, meritato il mio rispetto, il tuo rispetto? Chi sono? E le prime figure che mi ha descritto sono figure di adulti che magari io, non, insomma, non sarebbero state forse i primi che... potevo immaginarmi, no? Il primo adulto credibile è un anziano brigadier della penitenziaria, quella che i ragazzi chiamano in maniera un po' spiegativa, i ragazzi del carcere, una guardia, un uomo in divisa. E dico, ma cavolo, ma che cosa c'ha di speciale il brigadiere Antonino Stara? Che cosa aveva di così bello, che ti ha colpito, che ti ha... Beh, Stara è un adulto che si assume le responsabilità. Non è il classico adulto paraculo. Ah, però. Stara era un uomo che, invece di nascondersi dietro al ruolo, dietro alla posizione, dietro una divisa, si metteva in tuta da ginnastica e faceva lavorare i ragazzi, faceva pitturare celle, qualche ala del carcere e così via. Assumendosi la responsabilità, qualche altro collega diceva, ma chi te lo fa fare? Ma tu sei brigadiere anziano, puoi starti nell'ufficio a fare i turni di servizio per gli altri. E se mentre pitturate un corridoio, un ragazzo cade dall'impalcatura, cade dalla scala e si fa male una gamba, chi è che ne risponde? Gli adulti spesso si nascondono dietro regolamenti, dietro per esempio la sicurezza. Allora no, per la sicurezza alla fine non si fa più niente, perché non si ha paura di assumersi delle, no, responsabilità. Ecco, Stara invece se l'assumeva, e come? Potrei parlare a lungo di lui. Passiamo alla seconda figura che colpisce Daniel, che è un prete, il cappellano del carcere, Don Claudio Burgio, che educa Daniel alla responsabilità, che lo accoglie senza giudizio. È interessante questo aspetto, perché Daniel è stato più volte in comunità da cui è sempre scappato, ma guarda caso, è sempre scappato da tutte le comunità normative, quelle comunità in cui la prima cosa che gli dicevano quando lui arrivava era firma questo il nostro regolamento dove devi, obbligo, no? Non devi appendere posto in stanza, non devi avere il piercing, non devi avere questo, si mangia a questi orari e poi basta, la cucina è chiusa a chiave, la porta è chiusa a chiave, il cancello è chiuso a chiave, è sempre scappato. Daniel non è mai scappato dalla comunità di Don Claudio, che ha i cancelli aperti anche la notte, che non ha serrature, che non ha apparentemente regole. E invece le regole ci sono, come? Però Don Claudio insegna ai ragazzi di vedere la regola nel senso di che scopo c'è, perché c'è questa regola? Le regole servono per vivere meglio insieme. Noi invece tante volte odiamo le regole perché vediamo solo un aspetto, vediamo la sanzione. Devo comportarmi altrimenti. Cioè devo comportarmi bene perché altrimenti mi puniscono. No, tu ti comporti bene perché è bello, devi agire in un modo, devi seguire. Noi senza regole non potremmo far nulla. Le regole sono anche nel calcio, nella pallavolo, nello sport, negli scacchi. Se nessuno rispettasse le regole nel calcio, nessuno si divertirebbe durante la partita. Chi vincerebbe la partita? Il risultato sarebbe già determinato prima ancora di scendere in campo. Chi vincerebbe la partita? Il più forte fisicamente, che da Mario un cazzotto, che prende il pallone così e nessuno lo prende perché ti sgomito e lo butto in porta. Ma ci divertiamo così? No. Un'altra regola che a noi piace, ma non sappiamo che è una regola, sono le ricette in cucina. Metti tot grammi di farina, tot numero di uova, cucina questo... Sono regole. Tu dici, ma non le rispetto. Benissimo, poi vediamo cosa mangi. Non è che devi rispettarle perché altrimenti un altro dice che hai fatto male. No, devi rispettare perché vuoi mangiare bene, vuoi... Bene, devi rispettare la ricetta. Le regole in cucina si chiamano ricette. Ma potrei continuare così in ogni ambito, nella musica. La musica è fatta di regole. Ecco, delle regole dovremmo guardare la bellezza. Invece noi cosa guardiamo? L'aspetto? No, la sanzione. Ultimo personaggio positivo, un insegnante di lettere in pensione che fa la volontà in carcere e che aiuta Daniel a riprendere gli studi che aveva abbandonato. Daniel non voleva saperne di libri, non voleva saperne di scuola, non gliene fregava niente.
ma che schifo i libri, che schifo la scuola, ma che mi serve? Questa professoressa, che era appassionata, la passione, che leggeva le poesie a Daniel, i libri con lui, e che si illuminava, si commuoveva, beh, colpisce Daniel. C'è una frase molto bella, di un verso del famoso attivista poeta Danilo Dolci, che dice: ciascuno cresce solo se sognato. Ecco, Daniel ha avuto la fortuna di trovare degli adulti che hanno saputo vedere in lui quello che altri non avevano mai visto, delle risorse, di sognare per lui un futuro diverso da quello che sembrava già scritto, da quel futuro a cui lui sembrava, quel destino da cui lui sembrava già condannato, lui ormai è fatto e finito, invece no. Pensate che Daniel, che appunto in carcere si è appassionato ai libri e è diventato un lettore vorace, poco prima, quando era all'inizio, è arrivato in carcere, addirittura lui si è accorto nei colloqui della psicologa di non avere le parole. Daniel faceva gli incontri con la psicologa, non aveva le parole per descrivere se stesso, il proprio vissuto interiore, le proprie emozioni, mancava proprio il lessico, aveva un lessico, e questa cosa gli creava rabbia. E la psicologa diceva: devi leggere, perché senza le parole, Daniel, ciò che rimane è la violenza. Perché senza le parole ti mancano i pensieri, ti manca la creatività, manca quella camera di compensazione fra le tue pulsioni e le tue azioni. Cioè tu passi dalle pulsioni all'azione senza questa camera, no, data dal pensiero, dalle parole. E quindi Daniel questa cosa l'ha scoperta dopo grazie a Fiorella, e dice: mano a mano che imparavo le parole, mano a mano che conoscevo, sentivo questa rabbia che defluiva come acqua sporca che mi lasciava. Ecco, per farla breve, potrei continuare a lungo ma finiamola qui, Daniel oggi si è laureato alla Cattolica, si è laureato in scienze dell'educazione e fa l'educatore e aiuta altri ragazzi cattivi a uscire dalla gabbia. Il ragazzo cattivo non significa malvagio. Cattivo deriva dal latino captivus, significa prigioniero. Gli animali in cattività non sono animali malvagi, anzi sono i più buoni, no? Sono animali in gabbia. Quindi i ragazzi cattivi aspettano degli adulti credibili che arrivino con la chiave giusta e li portino fuori dalla gabbia. Ecco, e questo Daniel fa oggi, grazie anche all'esperienza maturata, grazie, no? Io questa storia l'ho incontrata, mi ha subito colpito, ho deciso di scriverla. Spesso quando si legge un libro, quando un lettore legge un libro e questo libro piace, la verità è che quel libro in qualche modo sta leggendo il lettore, sta dando al lettore delle parole per dire qualcosa di sé che non era in grado di esprimere, però c'era. Ecco, questa cosa vale ancora di più per un autore, per uno che scrive. Io sono stato subito colpito, afferrato da questa storia. Questa storia mi ha... Chi ha trovato questa storia? Non io, la storia ha trovato me. Nel senso che, perché mi ha colpito? Perché io alle medie, in terza media, sono stato vittima di bullismo. Io ho cambiato scuola perché vittima di bullismo. E poi, come sapete, sono stato anche ufficiale dei carabinieri. Daniel sarebbe stato uno che, no, io avrei arrestato. Quindi, in qualche modo, questa storia parla anche di me. Parla di me anche in altri sensi. Cioè, per esempio, Daniel fu stato costretto a fare una certa scuola superiore perché il papà voleva che facesse quella scuola. Voleva che facesse l'idraulico perché guadagni bene e così via. Anch'io, nel mio piccolo, ho dovuto fare una scuola superiore che non ho scelto io, l'ho scelto i miei genitori per me. Io ho fatto lo scientifico, una scuola che non ho amato. Ma perché? Mia mamma pensava che, beh, se fai quella scuola lì, poi farai ingegneria, se farai l'ingegnere troverai lavoro subito. Questa idea malsana di tanti genitori, di dire, non ascolto il tuo talento, non lo riconosco, perché comunque tu devi adeguarti al mondo del lavoro. Il mondo del lavoro cerca questo, quindi tu devi adeguarti al mondo del lavoro. Ma quando mai? Il ragazzo deve capire ciò che ama e ciò che è capace di fare bene e con passione. Deve capire scoprire il proprio talento. Ed è così che potrà essere felice. E quindi ecco, io con questi miei libri spero di poter essere mio piccolo, un adulto credibile, un scrittore credibile, raccontare storie vere per far crescere anche una foresta, no? Prima citavamo l'uomo che piantava gli alberi, fra i miei giovani lettori, giovani e non solo, perché ho anche dei lettori molto anziani, ma sono giovani anche loro, se lo spirito è quello giusto, anche a 80 anni si può avere così, no, la passione, un fuoco dentro. Per esempio Fiorella c'ha più di 80 anni, vi assicuro, che ha un'energia che a volte non si trova in un ventenne. Io quando l'ho incontrata la prima volta dico: Fiorella, ma lei era un insegnante, io sono un insegnante, è la sua vocazione. E ecco, per me è stata un'avventura straordinaria questo libro, e non solo, insomma, io poi c'entro dentro con il cuore. L'ho presentato qualche mese fa, tra l'altro la presentazione di questo libro è venuto anche Marrakesh, il rapper,
perché il cantante preferito di Daniel, e ho voluto fargli un regalo invitando appunto Marrakesh a venire alla presentazione. Lui è venuto, ha accettato subito di venire, c'era anche la ministra Cartabia, è stato un incontro indimenticabile, e oggi questo libro ci sta portando in tantissime scuole, da nord, da sud, isole, è un'altra avventura. Grazie, buona lettura. Ah, tutti i miei libri li trovate nelle biblioteche della Lomellina, quindi a Mortara, a Vigevano, ma in tutte le altre biblioteche. Grazie.